video OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo di retinoscopia statica, che è una tecnica oggettiva per la valutazione dello stato rifrattivo del sistema visivo alla lunga distanza, quindi ad una distanza di 5-6 metri, che classificamente viene definita come l'infinito ottico. Si dice retinoscopia statica perché fondamentalmente si esamina il sistema visivo in condizioni di staticità delle sue funzioni e in particolare dell'accomodazione, ma questo non è vero, poiché alla distanza di 5-6 metri o anche più lontano l'accomodazione non si mantiene nulla o comunque in condizioni di staticità. Infatti ci sono diversi studi che attestano la presenza di un lead abbastanza leggero fra 0,20 e 0,30 diottrie, che potrebbe anche aumentare in funzione dei processi cognitivi, quindi di statico ovviamente c'è poco anche in questo caso. Il target da utilizzare durante lo svolgimento di questa retinoscopia è un target non cognitivo, affinché non venga stimolata l'accomodazione, quindi non si abbia un'alterazione dei risultati in maniera diciamo non controllata. Quindi il target è uno spot solitamente che può essere presente in due versioni, nei dispositivi di proiezione diciamo abbastanza vintage da un certo punto di vista, abbiamo la proiezione di uno spot luminoso su un gray screen, mentre nei dispositivi più moderni abbiamo dei monitor che praticamente proiettano uno spot nero su uno sfondo bianco, ovviamente in entrambi i casi con il massimo contrasto possibile. La distanza di esecuzione al quale viene eseguita questa retinoscopia è ovviamente di 5-6 metri per quanto riguarda il target, ma di una distanza inferiore ad un metro per quanto riguarda la posizione dell'esaminatore rispetto all'esaminato. Perché questo? Perché in realtà con il retinoscopio è come se simulassimo la luce che proviene dal target, però esaminare un individuo alla distanza di 6 metri risulta abbastanza difficile, specie se dobbiamo stare attenti al riflesso retinico e alle sue caratteristiche. Quindi ci posizioniamo molto più vicini, solitamente ad una distanza inferiore ad un metro, e per diciamo colmare questa distanza, questo gap che ci siamo portati dietro per motivi operativi, usiamo una lente che annulla la distanza di lavoro. Questa lente diciamo solitamente è di una diottria 50, è diciamo la lente preferibile, però potrebbe essere anche di una diottria o di due diottrie in funzione delle preferenze scelte dall'esaminatore. Solitamente si sceglie di una diottria 50, o meglio dire di più una diottria 50, perché di segno positivo in quanto ad una funzione di annebbiamento e di controllo sull'accomodazione, anche un leggero effetto midriatico, e quindi ci aiuta nell'analisi del riflesso retinico. Poi di una diottria 50 a livello quantitativo, perché ci consente di posizionarci ad una distanza di 67 cm dall'esaminato, che è la distanza ottimale anche per attenuare diciamo degli eventuali errori di posizionamento. L'esaminatore si posiziona inoltre lateralmente quasi rispetto all'esaminato, e praticamente una volta che avvenuto il posizionamento setta il retinoscopio per le condizioni ottimali, quindi l'esaminatore setta il retinoscopio con un'illuminazione della sorgente medio-alta e dirige la luce verso il sistema visivo dell'esaminato, mentre l'esaminato è invitato ad osservare il target alla distanza di 5-6 metri, insomma rispetto a dove è stato posizionato. Quindi con il retinoscopio andiamo ad effettuare un movimento particolare che in gergo viene detto spazzolare, e quindi praticamente ruotiamo il retinoscopio leggermente muovendo il fascio da destra verso sinistra e da sinistra verso destra, con un movimento abbastanza lento ed omogeneo. Quindi andiamo ad osservare il riflesso retinico dal punto di vista del movimento.
cerchiamo di neutralizzare il movimento attraverso delle lenti. Il movimento, diciamo, può essere di due tipologie fondamentalmente. Ci può essere un movimento che segue il verso del movimento, il verso di rotazione del retinoscopio, e quindi in quel caso si dice movimento concorde. Se invece non lo segue, allora si dirà che è un movimento discorde. Nel caso del movimento concorde lo neutralizziamo con lenti positive, in caso di movimento discorde con lenti negative. Fondamentalmente a livello di ametropia il movimento concorde rappresenta le ametropie ipermetropiche, mentre quello negativo praticamente quelle miopiche. Ovviamente non andiamo a neutralizzare il movimento soltanto in una direzione, quindi la prima che ci capita, che solitamente è quella a 90 gradi per quanto riguarda la fessura del retinoscopio, ma andiamo a valutare il movimento retinico anche nella direzione ortogonale, per scongiurare la presenza di eventuali astigmatismi. Se c'è una differenza a livello diottrico fra le due direzioni, allora siamo in presenza di astigmatismo. E quindi una volta che abbiamo preso il valore per entrambe le direzioni, andiamo a costruire la nostra sferocilindrica. Ovviamente se abbiamo preso i valori come due lenti sferiche, allora ci costruiamo da zero la nostra sferocilindrica. Se invece abbiamo preso i valori come lente sferica e poi come cilindro, allora ci costruiamo praticamente la nostra sferocilindrica in maniera, diciamo, più immediata. Fondamentalmente quello che dovremmo fare inizialmente, già pensando che ci possa essere eventualmente un astigmatismo, dato che non conosciamo il nostro esaminato, è quello di ruotare la fessura del retinoscopio nelle varie direzioni. In questo modo vedremo come il movimento varia, come il fascio varia nelle varie direzioni. Quindi ci possiamo accorgere facilmente che ci sono delle differenze e sappiamo praticamente dove posizionare il fascio del retinoscopio e quindi dove posizionare la fessura e quindi quali sono i meridiani principali, le direzioni principali e quindi quale è la direzione, o meglio quali sono le direzioni in cui dobbiamo andare a valutare il riflesso retinico. Poi ovviamente ci sono dei riflessi retinici un po' più particolari, ad esempio in caso di cheratocono abbiamo un riflesso retinico con una forma classica a forbice, quindi vediamo il riflesso retinico che si apre a forbice nel passaggio da un lato all'altro. Oppure abbiamo un altro tipo di riflesso particolare che è quello definito come leucocoria, che è quel tipico riflesso bianco dovuto a cataratte congenite oppure a retinoblastoma e altre patologie oculari. Dunque, questo è tutto per quanto riguarda la retinoscopia statica. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Bella Opto Style!